Mario Ciancarella, diciamo, possiamo definirlo l'ultimo sopravvissuto della vicenda del DC9 Itavia che è precipitato al largo di Ustica nel 1980. L'ultimo sopravvissuto, che nel senso che l'ultimo che, di quelli che hanno ancora delle cose da concludere, da vedere, la cui vicenda non si è ancora chiusa. Come del resto non si è chiuso per, in nessun modo le indagini non si sono chiuse mai, perché non si è mai arrivati a capire che cosa, come, quando, perché i famosi quesiti nessuno li ha risolti per ora. Che cosa accade il 14 febbraio, nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni ci sarà l'udienza pubblica del TAR, in cui dovrà essere dibattuta la posizione dell'Avvocatura dello Stato, che rifiutando il mio reintegro a seguito dell'accertamento della falsificazione della firma del Presidente della Repubblica sul decreto di radiazione, afferma che la firma del Presidente della Repubblica è un pro forma, quindi praticamente falsificabile o eliminabile a piacimento. Torniamo indietro. Allora, tu eri un ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana, esatto, che lavorava alla base di Pisa. Poi dislocato a Poggio Ballone? No. Io ricevo informazioni da Poggio Ballone. Poggio Ballone, che era una base di rilevamento radar di un'ampissima area, certo, che copriva tutto il terreno. Tutto il mare Tirreno. Da Poggio Ballone si monitorava tutto quello che volava sul Tirreno. Sul Tirreno. Ora Poggio Ballone credo che sia stata disattivata. Sì, mi sembra di sì. E il maresciallo Dettori mi volle confidare che eravamo stati noi ad abbattere il DC-9 dell'Italia, compagnia che fa lì poi dopo questo attentato, certo, con 80 morti, 81 morti più una ventina di recuperati, di scorie successive. Ah, ecco, 80 morti erano i passeggeri delle 81 erano i passeggeri del DC-9. Sì. In più sono morte 20 persone che sapevano, comunque, che in qualche modo erano legate a questa vicenda. Avvicinati alla vicenda. Facciamo qualche esempio. L'ultimo esempio che mi sta più a cuore è quello di Sandro Marcucci, il quale lavorava con me alla interpretazione delle rivelazioni di Dettori, il quale è morto nel 1992 in un incidente aereo che inizialmente fu attribuito a un suo eccesso di pilotaggio, ma che ultimamente siamo riusciti a far riaprire con l'Associazione Antimafia Rita Atria dalla Procura di Massa con ipotesi di omicidio. Per cui è l'ultimo in ordine di tempo? Praticamente è l'ultimo in ordine di tempo. Cioè 12 anni dopo il disastro di Ustica, lui che ruolo copriva ai tempi del disastro? Ai tempi del disastro non è tanto il ruolo che ricoprivamo. Quello che ci ha coinvolti è il perché il Dettori mi ha telefonato, è il fatto che noi eravamo attivi nel Movimento Democratico dei Militari ed eravamo stati convocati personalmente dal presidente Pertini, e quindi a quel punto eravamo diventati referenti di tutte le istanze, le più vere, le più false, le più ibride, che venivano dall'aeronautica. Cioè tutti gli uomini dell'aeronautica ci riconoscevano una lideranza nel settore. Probabilmente anche gli organi di stampa vi cercavano, eravate presenti? Abbastanza. Perché questo disastro, che quasi nessuno ricorda più, in realtà fu una catastrofe di dimensioni notevoli, con 81 morti e soprattutto una vicenda clamorosa che poi alla fine è stata lasciata spengere come... Esatto. Cioè è stato un progetto costruito perché... Nella successiva eliminazione delle varie possibilità
potesse emergere quella soluzione bomba che sta tanto a cuore ad alcuni settori guidati dall'onorevole Giovanardi. Ecco, Giovanardi continua a sostenere che sull'Italia, sul 19 Italia, quella notte, quel giorno del 1980, ci fosse una bomba. Esplosione. Ma c'è qualcosa che vagamente potrebbe dare adito a pensare questo, o è un'invenzione totale? No, è stata realizzata in questa maniera, nel senso l'utilizzo dei missili a testata inerte di cui mi aveva parlato il Dettori, è un utilizzo che può portare a scambiare l'esplosione con un effetto bomba, nel senso che se si prende un palloncino pressurizzato a quella quota e lo si perfora con un missile inerte, lui esplode come esplode un palloncino che venga colpito da uno spillo. E quindi l'effetto è dall'interno verso l'esterno con un effetto bomba. Il problema è che una bomba lascia dei residui e una bomba, quando esplode, distrugge ciò che ha attorno. Dall'interno, perché è all'interno di qualcosa, mentre un missile non è all'interno e non lascia residui all'interno. Non lascia, soprattutto un missile a testata inerte, nel senso che alla parte... Non esplodeva la testata, per cui non ci poteva essere tracce di esplosivo. Esatto. Ma non solo, l'onorevole Zamberletti, per esempio, in un suo scritto, ha affermato che il fatto che la ciambella del water, nella quale sarebbe stata posizionata la bomba, sia risultata intatta, è dovuta al fatto che le persone utilizzano la ritirata in quella fase del volo e quindi l'esplosione della bomba è stata assorbita dal corpo che gli stava sopra. Cioè si è arrivati a fare delle affermazioni allucinanti pur di sostenere l'effetto bomba. Che peraltro, voglio dire, non è che non ha nessun tipo di relazione, non è stato possibile. Cioè, voglio dire, chi ha detto che era una bomba? Non è che ha ipotizzato come sia arrivata sull'aereo, chi ce l'abbia portata, con quali complicità, niente, semplicemente una bomba casualmente trovatasi dentro l'aereo. Un effetto bomba. Ora Ciancarella è praticamente diventato, in questi anni, perché 1980 comincia a essere parecchio indietro, è diventato un avvocato, un esaminatore, un analista di prove, un esperto di un sacco di cose, perché ha dovuto difendersi da questa forma di espulsione, prima di tutto pubblica e poi privata, nei suoi confronti dall'aeronautica militare. Certo, l'aeronautica non mal mi sopportava nei suoi vertici. Perché era un rompiscatole sindacalista? Perché ero un rompiscatole sindacalista, esponente del movimento che voleva la cittadinanza per la Costituzione all'interno delle forze armate. Quando poi venne la convocazione di Pertini, il fastidio divenne senso di rabbia, tant'è che ci fu una riunione a Pisa negli stessi momenti in cui noi venivamo ricevuti, in cui si disse che tre cialtroni stavano carpendo la buona fede del Presidente. Però erano ancora convinti che la classe ufficiale mi avesse ormai emarginato. Quando nel marzo dell'80 venni eletto a stragrande maggioranza dai miei colleghi ufficiali nelle rappresentanze militari elettive, il fatto divenne paura, che divenne terrore quando si seppe che stavo cercando dei riscontri su Ustica. E allora inventarono una serie di imputazioni per le quali sono stato prosciolto in sede penale, ma alle quali hanno dato corso con una commissione di disciplina. Una commissione di disciplina che aveva il compito di proporre al Capo dello Stato la mia radiazione. Con motivazioni?
l'indegnità di rivestire il grado. Okay. Un maleducato. E evidentemente di fronte al rifiuto della firma da parte del Presidente della Repubblica, oppure non pensarono neanche di sottoporglielo, fu messa una firma falsa. E il decreto non mi è stato mai consegnato per 10 anni. Mi è stato consegnato solo dopo la morte di Sandro Marcucci. Però lei è stato espulso al decreto, cioè, non l'ha visto, non gli hanno fatto vedere, però è stato espulso. È stato reso efficace il decreto. E ho impiegato 17 anni a trovare un legale che avesse voglia di portare avanti la vicenda. È stata portata davanti al Tribunale di Firenze, che ha accertato la falsificazione della firma del Presidente della Repubblica. Ah, per cui questa cosa è assolutamente vera. Assodata. Cioè, su quel documento la firma è falsa. E quando abbiamo chiesto la restituzione in integrum amministrativa e patrimoniale, c'è stata l'opposizione, prima una forma dilatoria da parte del Ministero e poi l'opposizione. Cioè lei voleva dire, io devo ritornare alla situazione precedente alla mia espulsione dall'aeronautica militare, esatto. E cioè essere reintegrato e risarcito, se si vuole, anche dello stipendio, dei compensi che avrei dovuto percepire e che non ho percepito. Certo, è quello che abbiamo richiesto. E questo non è ancora avvenuto? No, non è avvenuto, loro si sono opposti e hanno affermato che la firma del Presidente della Repubblica è un pro forma, quindi vale la prevalente volontà militare di espellere. Ecco, torniamo indietro un attimo. Questo, ora io non ricordo, generale o comunque ufficiale Dettori, che le disse siamo stati noi, perché lo disse a lei? Perché si fidava di più che ad altri? Lo disse a me proprio perché eravamo diventati i referenti di tutti i militari italiani. Quindi a noi arrivavano le notizie più strane, a volte false, tant'è che io la prima volta non gli credetti. Solo dopo la sua seconda telefonata, quando mi disse, dopo questa puttanata del MIG, ti do 3 elementi sui quali devi cercare, allora incominciai ad attivarmi. Allora, Mario Ciancarella, lei ricevette una seconda chiamata da un collega, un sottufficiale dell'aeronautica militare che lavorava alla sua stessa base a Pisa, la base dell'aeronautica a Pisa nel 1980, dopo la catastrofe del DC-9 di Ustica, una seconda telefonata, perché alla prima lei non aveva creduto, nel quale gli veniva detto di alcuni dati sui quali da lavorare per scoprire che poi infine Dettori era convinto ad abbattere il DC-9 fu l'aeronautica italiana, perché inizialmente la colpa fu data a un MIG di Gheddafi libico, perché se si disse che c'era in volo il presidente libico Muammar Gheddafi. E lì e che i francesi volevano abbatterlo. Esatto, ma lì è una vicenda estremamente complessa che viene fuori come un puzzle, però bisogna mettere insieme tutti i pezzettini senza avere la figura di riferimento, e quindi quello è il difficile. Il MIG, in effetti, il pilota del MIG ritrovato sulla Sila, aveva nel suo cosciale la confessione con cui diceva di essere stato lui ad abbattere il DC-9 su ordine di Gheddafi. Ed è una confessione che è stata verbalizzata come traduzione dal traduttore ufficiale dell'aeronautica, ma che poi è sparita dagli altri. Cioè, non ho capito, il pilota del MIG libico, un libico, aveva con sé nei pantaloni... Nel cosciale della tuta aveva questa confessione. Già pronta. Lui era partito l'idea, almeno si doveva capire che lui era partito per abbattere il MIG, il DC-9, non si capisce il motivo esattamente. Esatto. Per conto di Gheddafi. Per conto di Gheddafi. Che voleva abbattere un DC-9 dell'Italia. Esatto. Dopodiché questa dichiarazione è sparita dagli atti, non esiste più. Però risulta che sia stata tradotta
formalmente. Però questa avrebbe fatto comodo a quelli che dicono che non siamo stati noi, che non è stata la Francia, eccetera. Avrebbe fatto comodo se Gheddafi non fosse stato salvato dai servizi andreottiani che lo avvisarono di sparire dai cieli italiani. Perché Gheddafi stava venendo verso la stessa posizione del 19 e fu avvisato all'incirca all'altezza di Malta di sparire dai cieli italiani perché era pericoloso e lui tornò a casa. Su Malta devia e torna a casa. Il problema è che lui era stato attirato in una malefica trappola perché il MIG non avrebbe avuto l'autonomia per trovarsi nella posizione in cui si è trovato, quindi non poteva essere di scorta a Gheddafi. E in più non è consentito che ci sia un aereo militare armato a scortare un qualsiasi aereo che venga nei nostri cieli. Cioè di un'altra nazionalità, che non sia quella italiana. Che non sia quella italiana. Quindi è stato estremamente faticoso ricostruire il tutto. E io l'ho ricostruito fino alla fine, prospettando la vicenda anche al giudice priore, il quale giudice priore poi alla fine mi ha inserito fra gli elementi inconsapevoli apportatori di elementi inquinanti. Per questo si è beccato due letteracce da parte del sottoscritto, in cui gli ho ricordato i minuti passaggi della mia delle mie deposizioni, perché quattro volte sono stato ascoltato. E quando lui mi disse che non aveva intenzione di arrivare a livello politico, e io gli dissi: se lei non arriva a livello politico, lei ha già sottoscritto la soluzione per i suoi imputati, cosa che poi si è ordinariamente verificata. E chi erano questi imputati? Il generale Tascio, il generale Bartolucci e il generale Ferri. Che erano teoricamente i responsabili di quello che accadeva nel cielo in quel momento lì. Esatto. Definiti poi irresponsabili. Irresponsabili. Non hanno tramato contro il governo italiano, perché poi l'imputazione è stata trasformata in attentato agli organi costituzionali. Non hanno attentato agli organi costituzionali. D'altra parte il Ferri, nel momento in cui scattò l'imputazione, disse: se noi abbiamo sbagliato, lo abbiamo fatto in obbedienza ad ordini politici. Ed era un chiarissimo messaggio. Non solo, ma anche un'ammissione formidabile. Un'ammissione formidabile. Perché uno poteva anche stare zitto, no? Invece questo, per responsabilizzarsi ulteriormente, lancia una minaccia, diciamo, quasi mafiosa, insomma, no? Qualcosa del genere, dicendo: se abbiamo sbagliato, lo abbiamo fatto in obbedienza ad ordini politici. E il priore mi aveva detto di non voler arrivare a livello politico, per cui io gli dissi: lei mi ha classificato fra gli inconsapevoli, in modo, per via dell'inconsapevolezza, di non essere costretto ad incriminarmi, però non incriminandomi non si è dovuto raffrontare in giudizio con le prospettive che io le avevo suggerito. Perché se lo incriminava lei apriva il vaso di Pandora. Certo. Ecco. Allora, cosa c'è dentro a questo vaso di Pandora? Lei cosa ha ricostruito alla fine? Perché non è che probabilmente nessuno riuscirà mai a pubblicare una definizione chiara e comprensibile e sintetica di quello che è successo, perché è quasi impossibile. Che cosa è successo a Ustica? A Ustica è successa una cosa vergognosa e terribile. E cioè, nella mia lettura, è stato un vero e proprio attacco alla fattoria, come si chiama in gergo. Ossia, abbiamo un capo indiano che ci rompe le scatole, ce ne vogliamo liberare, siamo un popolo democratico, dobbiamo creare una ragione di guerra, no? Un casus belli, per potercene liberare. Quindi il giorno che saremo riusciti ad attrarlo nei paraggi, prenderemo quattro dei nostri, li travestiremo da indiani e li manderemo a sgozzare quattro coloni dei nostri, che non valgono nulla nell'economia generale, e li faremo ritrovare scotennati con l'arma dell'indiano.
Questo non doveva essere abbattuto il DC-9. Doveva essere abbattuto. Erano quei quattro coloni messi lì. E quindi è un delitto premeditato e volontario, eseguito dalle nostre forze armate in ossequio agli interessi statunitensi di liberarsi di Gheddafi. Una soluzione che gli americani non potevano portare in quel momento in atto in Italia per via della direttiva Carter, che era venuta fuori dopo le rivelazioni del coinvolgimento della CIA nel golpe cileno e per la quale il governo statunitense aveva inibito i servizi americani dall'eseguire qualsiasi tipo di attività di destabilizzazione fuori dai propri confini senza una direttiva ed esplicita direttiva da parte del governo statunitense. E quindi fu chiesto a noi, che lo abbiamo realizzato male perché abbiamo permesso a Gheddafi di sparire dai cieli italiani proprio nel momento importante dell'incrocio con il DC-9. Perché l'idea era quella di far apparire Gheddafi colpevole dell'abbattimento del DC-9. Responsabile dell'ordine di abbattimento. Dopodiché sarebbe stato fermato, brutalizzato, ucciso. Come poi hanno fatto in seguito. Aprendo un altro vaso di Pandora. Erano già pronti 1500 uomini a Tobruk, agli ordini del generale Shaibi, per rovesciare il regime di Gheddafi. E quando Gheddafi scoprì tutta la vicenda, fece uno spicinio, 1500 uomini tutti uccisi, fucilati, il generale Shaibi costretto a suicidarsi e l'ingegnere italiano che curava tutta questa messa in scena messo in galera, liberato dopo 3 o 4 mesi. Perché ognuno dei partecipanti all'ingrippo ha presentato le sue cambiali. Gheddafi lo fece quando mandò i missili Otomat su Lampedusa, poi ci fu la vicenda di Sigonella, ognuno ha presentato la sua cambiale, ivi compresi i francesi e i polacchi che avevano collaborato per costruire la trappola a Gheddafi. I polacchi? Ma all'epoca c'era il blocco sovietico? Esatto. Perché? Perché Gheddafi quel giorno chiese di volare a Varsavia e, secondo le norme internazionali, non avrebbe mai potuto essere autorizzato a Varsavia a meno che non fosse stato invitato dal ministro della difesa ad un tavolo di una trattativa riservata diplomatica con il ministro francese, perché il ministro francese era ospite ufficiale del ministro della difesa polacco proprio in quei giorni. E Jaruzelski, che era quel ministro della difesa, l'anno dopo si prese la Polonia senza che l'Occidente dicesse bene. Per cui diciamo che a Ustica c'è stata una chiave di volta di tutta una situazione internazionale. Esatto. Si è mossa una chiave di volta che era alla base di un intrigo internazionale pazzesco. Assolutamente pazzesco, che partiva dal momento russo in cui la Russia era impegnata in Afghanistan, c'era stata la riunione della NATO a Venezia dove era stato minacciato l'intervento della NATO in Afghanistan, c'erano state un sacco, era veramente turbe la questione. E gli Stati Uniti volevano abbattere Gheddafi. Volevano abbattere Gheddafi e fu costruita la vicenda Ustica. Clamorosamente fallita da un certo punto di vista. Esatto. E per realizzare quella vicenda Ustica non furono sufficienti 2 mesi, ci vollero un paio d'anni. E lì vanno rimessi insieme tutti i pezzettini del puzzle, appunto, di quello che è successo fra il 78 e l'80 in Italia. Cioè nel 78 c'è un ministro degli interni che si chiama Francesco Cossiga, che si dimette per il delitto Moro,
va al potere Andreotti, che 6 mesi dopo viene falciato dai franchi tiratori. Allora, Mario Ciancarella, la sequenza dei governi italiani a partire da poco prima dell'abbattimento del 19 Italia su Ustica fino al seguito, quando si trattava di risistemare le cose in modo che poi alla fine non apparisse più nulla e si dimenticasse persino che è stato abbattuto un aereo con 81 passeggeri. Nel 1978 si era dimesso da ministro degli interni Francesco Cossiga a seguito della vicenda Moro. Andò al potere Giulio Andreotti e in 6 mesi di potere governativo classificò Gheddafi come primo partner commerciale italiano, dandogli le chiavi della Fiat, aprendo un mare di contratti con la Libia, eccetera. Questa cosa era vista malissimo dagli Stati Uniti. Malissimo dagli Stati Uniti, e nel dicembre del 78 Andreotti viene silurato dai franchi tiratori. Ci sono 6 mesi di crisi di governo, dopodiché si va alle elezioni. La Democrazia Cristiana rivince le elezioni e viene chiamato come presidente del Consiglio Francesco Cossiga. Lo stregone delle cose peggiori. Il quale, tra l'altro, trasparente, perché lui non ha mai negato nulla, no? Lui aveva una faccia, come dire, di bronzo totale. Assolutamente. Il quale la prima cosa che fece è dichiarò il libico nemico pubblico numero uno, annullando tutti i contratti sottoscritti da Andreotti e arrivando poi al dicembre del 79 a fare il Cossiga bis, in cui assumeva al Ministero degli Esteri l'onorevole Lagorio, socialista. E in questo periodo viene studiato e messo a punto il progetto Ustica. Su questo, come dire, esiste qualche segnale o per forza di cose, perché non poteva essere progettato altro che in quel periodo lì, per quanto si è verificato? Esatto, per questo e per le dinamiche stesse. Che è stato tutto meno che un incidente, diciamo. Tutto meno che non è che c'era una guerra aerea in corso, no, e un missile vagante ha abbattuto l'aereo. No. È stato un obiettivo premeditato e volontario di abbattimento. C'è da qualche parte qualcuno che ha mai reso pubblico e affermato ufficialmente questa inevitabile conclusione? Liberazione mi dedicò 3 paginoni interni in cui riportò il punto di arrivo delle nostre indagini e mi chiamò il caporedattore degli interni per dirmi di fare molta attenzione, perché quando uscirono con il pezzo su Cossiga chiamarono il presidente per chiedergli: noi usciamo con questo pezzo, lei che cosa ha da dire? E gli fu sbattuto il telefono sul muso e disse: riprovamo a richiamarlo, perché Cossiga è uno che si infiamma quando viene attaccato. Dice: no, le volevamo dire del capitano Ciancarella. E lui: giù il telefono. E allora Cossiga si è beccato a suo tempo una mia lettera in cui gli dicevo che lui sedeva nel Parlamento italiano con la stessa dignità con cui il generale Pinochet sedeva nel Parlamento cileno. Però per queste indagini è stato fatto qualcosa che credo non abbia precedenti. L'aereo, il DC-9 di Ustica, è stato ricostruito pezzettino per pezzettino ed è possibile anche vedere la ricostruzione di tutto l'aereo in un hangar a Bologna, apposito, del museo. Sì. Di Ustica, che poi come dire, è andato in qualche modo a confondersi inevitabilmente con la strage di Bologna, e insomma di familiari delle vittime a Bologna ce ne sono tanti. Certo. Questa, praticamente tutto il lavoro del magistrato Rosario Priore e questo lavoro di ricostruzione dell'aereo sono risultati del tutto inutili. Sono diventati dei risultati inutili proprio per
la resa di priore, la chiamo io, nel senso che priore ha lavorato in una maniera, secondo me, eccezionale fino a quando ha avuto davanti lo scenario politico-militare che aveva determinato Ustica. A quel punto, secondo me, si è voluto tirare indietro. Ecco, ma i ragazzi, le scuole vengono portati sicuramente a vedere questo aereo ricostruito che è impressionante e non gli viene data nessuna spiegazione, insomma. No, non gli viene data nessuna. Questo è così. Questo è l'aereo, questo è il pezzo. È successo così? Nessuno sa come sia successo e perché sia successo, soprattutto. E tutto è passato attraverso delle forme raffinatissime di depistaggio letterario, depistaggio giornalistico, depistaggio militare. E il tutto regge fin quando regge il criterio di irresponsabilità dei militari. Perché nel momento stesso in cui ci fosse una imputazione ben definita nei confronti dei militari, io credo che si verrebbero a conoscere anche gli altri ulteriori scalini. Ed è per questo anche che lei non è stato imputato di niente, perché lei era un militare che se veniva imputato avrebbe scatenato... Avrei quantomeno riportato né più né meno le indagini che noi avevamo svolto. Perché vede, il discorso del missile a testata inerte che mi aveva perseguitato, anche perché purtroppo il buon Dettori nell'87, quando decisi con Sandro di tornare a indagare, perché chiaramente dopo il mio arresto, la violenza subita, l'arresto di Sandro, eccetera, avevamo abbandonato per qualche tempo le nostre indagini e ricerche, poi Sandro mi convinse che avevamo il dovere per i nostri figli di proseguire le indagini. E il primo compito avrebbe dovuto essere quello di tornare a incontrare personalmente il Dettori. Questo avveniva il 18 marzo dell'87 nella mia libreria e il 31 marzo il buon Dettori viene trovato impiccato a Grosseto. Anche su Dettori siamo riusciti, grazie all'associazione antimafia Rita Atria, a far riaprire le indagini. Sarà molto duro, molto più difficile addirittura di Sandro Marcucci, però vuol dire che abbiamo sottoposto al magistrato degli elementi quantomeno non insignificanti che possano portare e indurre un magistrato a riaprire un delitto, a far riesumare il cadavere a tanti anni di distanza. E quell'elemento... C'è ancora qualcuno che sta sorvegliando che non emerga nulla, che se viene detto tre parole... Esatto. Ci sono persone che sorvegliano attentamente il tutto. E voglio dire, già dopo la mia radiazione io sono stato costantemente ricercato da superiori che mi hanno segnalato alla magistratura per reati militari e da procuratori della Repubblica che mi hanno cercato di interrogare, forse per incastrarmi, non lo so. L'ultimo è stato 3 o 4 mesi fa, il procuratore militare di Roma ha inviato un ufficiale dei carabinieri a farmi un interrogatorio al quale ho risposto in piena tranquillità e gli esiti del quale non si sa assolutamente nulla. Ma nemmeno il motivo dell'interrogatorio, che cosa hanno raccontato? E il motivo è sempre il solito: si sa, abbiamo sentito che lei ha detto, e allora io sono qui pronto a parlarne. Evidentemente ogni volta si cerca di estrapolare dalle mie posizioni degli elementi per potermi incriminare e ogni volta c'è un ritrarsi. Ma già dall'84 il procuratore di La Spezia mi chiamava e fu bellina perché
mi chiamò telefonicamente preannunciandomi una convocazione per il giorno 8. Il giorno 8 la convocazione non era arrivata, io non mi presentai. Mi richiamò telefonicamente per dirmi: ma come, io la convoco e lei non si presenta? Io non ho ricevuto nessuna convocazione. Andiamo alla Spezia, verifichiamo che la convocazione era stata inviata all'ufficio postale di La Spezia, ma non dall'ufficio postale di La Spezia a quello di Viareggio. E il procuratore, nell'interrogarmi insieme con il cancelliere Paternoster, è l'unico nome che ricordo dei due, mi disse che era stato costretto ad interrogare un ufficiale della base di Pisa in relazione alla strage del Monte Serra, un'altra strage dimenticata, alla presenza di due ufficiali dei servizi che avevano praticamente dettato la deposizione di questo ufficiale. E poi si è chiuso tutto lì. Allora, Mario Ciancalella, possiamo dire che lei è l'ultimo sopravvissuto tra coloro che, o in prima persona perché lavoravano nella base radar di Poggio Ballone, o comunque in qualche modo sono rimasti coinvolti nella ricerca della verità o nella esperienza personale, nella testimonianza dell'abbattimento del DC9 Itavia su Ustica nel 1980. È l'ultimo dei sopravvissuti? Che cosa è accaduto agli altri? Gli altri sono praticamente tutti morti. E c'è della gente che sa ancora, però non ha nessuna intenzione di parlare. E io ho ricordato Dettori, che mi porto addosso come un macigno, e ho ricordato Sandro Marcucci, ma ricordo anche il povero maresciallo Puglisi, che era stato quello che aveva costruito la falsa traccia il 18 luglio del MIG, il quale, interrogato da Priore, viene interrotto e gli viene detto: lei si deve ripresentare qui da imputato accompagnato dal suo legale, fra 10 giorni l'aspetto. In quei 10 giorni Puglisi muore così. Muore impiccato a un ramo di un albero più basso della sua statura, tant'è che le fotografie lo riprendono con i due piedi appoggiati per terra e le ginocchia piegate. E il magistrato arriva a concludere che l'ematoma che lui aveva nella nuca era dovuto al fatto che, consapevole della altezza bassa del ramo, altezza bassa è un errore, della bassezza del ramo, si fosse appollaiato sul ramo, stretto il cappio al collo, buttato giù, cadendo avrebbe sbattuto sul ramo la nuca, sarebbe svenuto e sarebbe rimasto. Una acrobata. Voglio dire, ci sono state delle volontà politiche e giudiziarie di copertura di queste morti. Un altro che mi viene in mente era un sottufficiale di pratica di mare, il quale viene trovato suicida dopo aver bevuto whisky a volontà, essersi fumato 40 Marlboro ed essersi buttato dalla finestra dopo essersi tagliato le vene dei polsi. Bene, lui a terra a 4 metri e mezzo dalla perché stava al secondo piano, no? Voglio dire, ma uno si deve lanciare fuori per atterrare a 4 metri e mezzo, per fare un salto in lungo, sì. No? E in più i suoi amici depongono che non avevano bevuto, perché lui non beveva, non avevano fumato, eppure erano state trovate ceneri per 40 Marlboro o qualche cosa del genere. Quindi purtroppo c'è una serie enorme, il sindaco di Grosseto, il capitano Gari che muore di infarto in giovane età, apparentemente sanissimo, cioè tutta una serie di... Il sindaco di Grosseto, il quale aveva detto di aver ricevuto delle informazioni da parte di avieri della base,
il quale ha un incidente stradale e muore insieme con il figlio. Un incidente stradale mai chiarito. Per dire, un mare di persone che si sono avvicinate ad Ustica sono rimaste bruciate. Io sono l'ultimo per il semplicissimo motivo che ho sempre detto, come oggi, esattamente lo scenario che avevo letto. E quindi la mia morte sarebbe una certificazione dello scenario. E quindi io sono l'unico che si è costruito in qualche maniera una giustificazione di sopravvivenza. Quella giusta, trasparente, diciamo, quella tra giusta, l'altro, senza fare nessun tipo di... L'unico che non ha giocato. L'unico che non ha giocato, solo che naturalmente io sono stato sbattuto fuori e ancora oggi c'è questa resistenza del Ministero al reintegro in integrum, proprio perché nascerebbero le domande, ma perché è stata falsificata la firma del Presidente della Repubblica pur di liberarsi di Mario Ceccarella? L'appuntamento è all'udienza al TAR di Firenze il 14 mattina. 14 febbraio di mattina. Grazie. Grazie a te.